I would never, never apologize for being free. Guarda, io non posso scusarmi per essere libero. I don't care. I mean, it's very easy for us to live in here. Beautiful in Napoli, very nice. Beautiful weather, I'm free. And to pass judgment on how we live. But we have not experienced dictatorship. The dictatorship is horrible. It stifles intuition, it stifles thought, it stifles ingenuity. It kills you. It kills you slowly. Okay? And so the idea, this is why I said, I don't really care about intentions. I look at outcomes. If it means that Libyans and Tunisians and Egyptians are going to be free, so be it. Now, you think that Western intelligence are going to govern Egypt or govern Libya, that the Libyans are so stupid as to give their country to... They're not going to do that, okay? But if they get a chance to be free, why not? Ripeto, è facile starsene qui come stiamo noi, insomma, con il bel tempo, un paese libero a Napoli, insomma, a Caserta, e a esprimere giudizi sugli altri. In realtà, chi non ha provato la dittatura non sa cosa vuol dire. Vivere sotto una dittatura significa veramente giorno per giorno venire soffocati proprio a livello così anche di intelligenza, di ingegno, è una morte lenta, uccide lentamente. Perciò durante il mio discorso avevo precisato che le intenzioni in realtà non mi interessano, mi interessano i risultati, per cui in qualche modo sì, probabilmente le potenze occidentali, ma davvero credete che poi questi servizi segreti occidentali possano volersi mettere a governare la Libia, l'Egitto e che soprattutto i libici e gli egiziani glielo facciano fare? What do you expect Gaddafi to say? Cosa pensate che avrebbe dovuto dire Gaddafi? He had 40 years and he screwed them up. Lui ha avuto 40 anni di tempo e in qualche modo li ha mandati a perdere. Enough is enough. Direi che insomma la misura era colma, no? Ottima domanda. Libya was easy. Libya was easy. Syria is not. Syria, okay. Well, two things. First of all, this is perhaps as if I'm not going to judge intentions. I judge outcomes. If you want to fight a war, if Europe or NATO wants to fight a war, this is the best type of war to fight. Diciamo che se l'Europa, la NATO, vuole combattere una guerra, questa è la guerra migliore, diciamo, da combattere. Compare this action in Libya with the action in Iraq. Confronta quello che è successo in Libia con l'Iraq, per esempio. 168,000 soldiers over there, hundreds of thousands are dead, billions of dollars spent. In Iraq, lì hai più di centinaia di migliaia di soldati americani con centinaia di migliaia di vittime e miliardi di dollari spesi. American reputation in the ground. E diciamo anche, molto minata la reputazione americana. Whether among the Arabs or among the rest of the world. Sia, diciamo, per quanto riguarda così la reputazione americana nei paesi arabi che rispetto all'opinione pubblica mondiale. In Libya, America smells like a rose. Diciamo, invece in Libia, per così dire, un cameo ha fatto l'America. Okay. Che NATO was wonderful, no? L'Italia, la NATO, tutti belli, no? No American boots on the ground, no European boots on the ground. In pratica non c'erano, in realtà non ci sono state truppe vere americane, per esempio, no? Proprio che hanno calpestato il suolo libico. Only air war. Solo, diciamo, attacchi aerei. Being paid for by Libya. Tra l'altro pagati dalla Libia come attacchi. So it makes sense, huh? So it's easy. It's easy. And then ultimately even compare that with Bosnia. E fai anche un confronto con la Bosnia. Bosnia.
I mean this perhaps is the most successful NATO mission since World War II. Probabilmente questa passerà alla storia come la missione NATO più riuscita dopo il secondo conflitto mondiale. Syria is a different story. La Siria. Bahrain is a different story. Yemen is a different story. Anche lo Yemen, il Bahrain. Now in Syria you have Syria's protector, which is the Soviet Union, which is, I'm sorry, Russia. Okay, Soviet Union. But I guess with Putin, yes, the Soviet Union. Russia. Okay. La Siria è protetta dalla Russia, c'era stato un piccolo lapsus con l'Unione Sovietica, ma in realtà la Russia. And Russia will not allow a UN resolution to attack Syria to take place. E la Russia non darebbe mai, diciamo, un placet a una risoluzione dell'ONU, quindi delle Nazioni Unite, per un attacco alla Siria. And the truth is, Syrians deserve the right to be free. Però la verità è anche che invece anche i siriani hanno diritto di essere liberi. I mean this regime has been sitting on the chest for more than since 1970. Enough is enough. Anche qui la misura è colma, no? È dagli anni 70 che questo regime in qualche modo grava sulle loro spalle. I don't know who support. I mean they can make the resolutions, and, but they're not going to change much in the way the Syrian regime is going to deal with this position. And the international community, we know. Talks sometimes it can do something, other times it cannot do anything. Anche la pressione dei paesi arabi in realtà non è che abbia poi ottenuto un granché di risultati, no, sul regime siriano, e anche la comunità internazionale, insomma, ogni tanto si parla, no, di interventi eccetera, ma non è che sia stato fatto un granché. And unfortunately, when you impose sanctions, who gets hurt? It's the people get hurt, not the regime. Tra l'altro, quando si impongono sanzioni, alla fine non è il regime che viene colpito, ma va a colpire la gente, la popolazione. So the idea that NATO is going to be in Syria ain't gonna happen. Non è comunque ipotizzabile, insomma, un intervento NATO in Siria. That's it.